Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Shooter e ragazzi, porca di quella porca, quanti di voi sono riusciti finalmente a terminare nel giro di 24 ore le sfide della settimana 6? Vai, bravi, scrivetemelo qua sotto ragazzi se le avete finite tutte. Come sapete ragazzi, oramai stiamo di brutto avvicinandoci all'end season. Riusciremo a vedere tra meno di 20 giorni la chiusura della settima della season numero 5 ed entreremo di prepotenza nella season 6. C'è un bel dibattito aperto ragazzi per questa season 6, anche perché se pensiamo alla scorsa season, la season 4, sapevamo un pochettino qual era la linea guida della stagione, come sarebbe andata, diciamo non nel dettaglio ma grandi linee, tipo sapevamo che c'era il meteorite innanzitutto, quindi col meteorite tutto girava intorno al meteorite, poi è arrivato il discorso del rocket, abbiamo visto i camion, quelli che portavano le pietre salterine che si dirigevano pian piano verso il rocket, cioè ogni settimana c'erano delle modifiche abbastanza intense su quello che riguarda proprio il possibile sviluppo della season, fino poi ad arrivare ovviamente alla fine della season 4, dove è successo quello che tutti sappiamo: il razzo ha lasciato un pezzo nell'ex acri anarchici, non so se ve lo ricordate, poi c'è stato bordello dello spaccatutto, insomma era veramente più o meno chiaro come si sarebbe svolta la season. Questa season 5 invece ragazzi è un pochettino più particolare rispetto alla 4, cioè cos'è che sta cambiando in realtà ogni settimana che passa? A parte la crepa nel cielo, sembra che non stia cambiando molto. Abbiamo visto ragazzi l'arrivo appunto della nuova sezione della mappa, quella desertica, abbiamo visto che c'è un probabile arrivo della neve e sappiamo sicuramente che ci sarà un mega evento alle ore 16, sì, del 21 agosto, se non ricordo male, il 21 agosto dovrebbe succedere qualcosa di incredibile. Infatti saremo in live perché tutti lo stiamo aspettando con ansia, anche perché si parlava inizio season degli egizi. Gli egizi non si sono visti. Stiamo parlando della neve, sappiamo che ci sono dei file relativi alla neve in questa season, ma la neve ancora non si è assolutamente vista, quindi siamo sicuri che il giorno 21, quando partirà alle 16 qualcosa che sarà relativo alla crepa nel cielo, sapremo anche che la season potrà prendere una certa piega e bene o male dovremmo riuscire a capire un pochettino come si evolverà tutto il discorso. Ma ragazzi, quello che vi voglio fare vedere oggi è veramente una cosa allucinante, veramente incredibile ragazzi. Come vi dicevo già nel titolo, potrebbe esserci un piccolo spoiler da parte di Epic Games stessa su quello che potremo trovare nella season 6, quella che arriverà in poche parole verso metà settembre. Ragazzi, io ve lo dico, è una roba che esiste ed è stata recuperata su Salva al Mondo, quindi una roba che è assolutamente ufficiale ed è molto molto particolare, quindi mi tengo ragazzi, perché quello che sto per farvi vedere è incredibile. 3 2 1 Squarquarkar, guardalo qua,
Porcaccio! Ragazzi, incredibile! Questa è un'immagine presa da Salva al Mondo, non chiedetemi da dove perché io non l'ho mica visto, però chi l'ha presa non è italiano, dovrebbe essere molto molto più avanti di me con le missioni di Save the World. Ragazzi, è allucinante. Come vedete, questa immagine mostra il vecchio ristorante di Tomato Town, quello che siamo abituati a vedere anche noi su Battle Royale, solo che, ragazzi, l'avete vista anche voi. Al posto della testa del pomodoro c'è la testa di un pagliaccio, che non mi sembra mica di quelli simpatici. Come vedete, ragazzi, al posto del tomato head, della testa del pomodoro, questo pagliaccio in stile circo dell'orrore, capisci a me, circo dell'orrore, è apparso da pochissimo nei giocatori, per i giocatori che stanno affrontando quelle missioni un pochettino più alte. Questo, ragazzi, ci fa un attimino fare due domande. Magari è un caso, però sappiamo tutti un po' com'è Epic Games, raga. Epic Games fa le cagate coi bug, però le cose a caso non è che le fa proprio, nel senso, non è, ragazzi, che quel pomodoro potrebbe essere un mini easter egg, un mini spoiler sulla prossima season. Non è che magari, ragazzi, con la crepa nel cielo dell'evento succederà qualcosa e magari, non lo so, il tema della season 6 sia un simile horror. Ragazzi, io non lo so, c'è da dire che è veramente veramente inquietante quel mega pomodoro, ragazzi, guardate, è bellissimo da vedere perché è veramente meraviglioso, ragazzi, a me piace tantissimo. Però perché io, se dovessi scegliere, approverei il fatto di mettere un filacchino di horror, fatto non per forza col sangue e tutto, fatto nella maniera, nello stile di Fortnite, che potrebbe dare un bel input in più ai giocatori per rimanere su Fortnite. Anche perché, ragazzi, se ci pensiamo bene, Epic Games porterà avanti la sesta season di Fortnite, quindi passano di prepotenza l'anno, ovviamente, di Fortnite, e continueranno sicuramente. Più vai avanti, più i giocatori sono esigenti e più devi proporre del materiale che possa intrattenere davanti al PC, davanti alla console, i giocatori del tuo videogioco. Quindi, ragazzi, fatemi sapere qua sotto, sì, sotto qua, ragazzi, innanzitutto, cosa ne pensate di questa immagine che, a parer mio, è all'Usgard Greyrbal. Pensateci bene, scrivetemi qui sotto come vi sembra. E, ragazzi, a questo punto io comincio a raccogliere i vostri pareri, perché sono importantissimi. Secondo voi, ragazzi, cosa ci potrebbe essere nel tema della season 6? Ditemelo, cosa vi piacerebbe che ci fosse o cosa pensate che ci potrebbe essere? Io vi ringrazio davvero tantissimo per aver guardato questo video. Io mi sono emozionato a vedere quella fotografia qua, spero che sia lo stesso anche per voi. Mi raccomando, ragazzi, un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto, e soprattutto iscrivetevi in tantissimi al canale. Mi raccomando anche, se volete seguirmi su Instagram, fatelo xuder_youtube. Noi ci vediamo in live. Ciao!